Verona sbanca Scafati, è un risultato che alla vigilia vi aspettavate? Beh, no, non ce l'aspettavamo perché Scafati è una buona squadra, merita il suo quinto posto insieme a noi. La sfortuna è che deve riposare una volta in più, quindi questa è stata una partita fondamentale per noi, anche perché abbiamo recuperato il punteggio in caso di parità. Il tuo ritorno a Scafati, un ritorno sei stato accolto dagli applausi del pubblico, le tue sensazioni, le tue emozioni? Sì, ricordo i miei 3 anni passati qui a Scafati con tanta emozione, ricordo tante persone con molto affetto. Sono stato benissimo qui, ho vissuto tante belle cose come la promozione, un anno fantastico in Serie A. Ed è stata un'esperienza unica per me. Franco Brusciati tra i protagonisti di questa partita che purtroppo è finita male, Verona ha sbancato il Palamano. Sì, purtroppo sono qui a commentare un'altra sconfitta che fa molto male, perché secondo me oggi abbiamo giocato bene, insomma abbiamo lottato su ogni pallone e questo insomma è innegabile. Purtroppo va così, in questo periodo non ci gira neanche molto bene, abbiamo sofferto tanto il pick and roll di McConnell e dispiace perdere in questo modo. Le chance di qualificazione ai playoff sono a questo punto compromesse? Ma non lo so, adesso non so neanche, insomma, non so i risultati delle altre gare. Intanto sono dispiaciuto per la sconfitta di oggi, poi insomma adesso penseremo alla classifica. Allora, intanto eravamo molto invidiosi della partita di venerdì sera fra Pistoia e Barcellona e quindi, visto che questa partita andava in streaming, abbiamo deciso di giocare una partita dove lo spettacolo non è mancato. Questo secondo me deve rappresentare anche, e dico una roba che non c'entra niente con la gara, un elemento di valutazione attento per chi sta con attenzione riformando questo campionato. Quindi quando nel giro di 3 giorni vengono fuori 2 partite come queste, non ho visto le altre, ecco, bisogna fare in modo che tutto continui a funzionare in questo modo, soprattutto che il tasso tecnico che viene espresso sui campi venga mantenuto intatto. Questo ovviamente è una cosa che è assolutamente fuori dalla valutazione della partita. La valutazione della partita è che è stata una partita bella, divertente, dove le due squadre hanno fatto canestro con grande continuità e dove noi, almeno questa è stata la mia impressione, tranne un inizio dove forse abbiamo rinunciato a qualche tiro aperto di troppo e lì abbiamo fatto una forzatura e abbiamo lasciato dei canestri in contropiede ai nostri avversari che hanno preso in mano la gara. Ecco, tranne quel momento lì, quei 3-4 minuti, io ho sempre avuto la sensazione, indipendentemente dal fatto che poi alla fine potesse arrivare una vittoria o una sconfitta, che i miei giocatori avessero ben chiaro in testa quello che dovevano fare sul campo. E questo per un allenatore credo che sia un elemento importante. Questa è una cosa confortante, cioè sapere che una squadra dopo un percorso lungo 7-8 mesi e nonostante tutte le vicissitudini che tuttora durano, come vedete che Saganeto e De Nicolao sono ancora fuori, insomma, che la squadra avesse ben chiaro in testa quello che doveva fare per me è motivo di grande orgoglio e soprattutto mi dà delle buone sensazioni sapere che i miei giocatori sanno cosa devono fare in campo. Questa è la valutazione sulla partita. Chiaramente parto dall'ultimo quarto dove nonostante un altro ottimo quarto offensivo abbiamo purtroppo sbattuto contro un paio di situazioni difensive in cui non abbiamo avuto il giusto adeguamento, non mi viene da dire la giusta intensità perché non so se è questione di intensità o di cattivi accoppiamenti, la verità è che anche oggi abbiamo fatto i conti contro 30 passapunti del playmaker avversario. Che non siamo riusciti a contenere nelle situazioni di pick and roll che già ci avevano fatto molto male a Casale Monferrato. Peccato perché, come ho detto, oggi abbiamo segnato 90 punti, ma ovviamente prendendone 29 nell'ultimo quarto
è stato complicato, è sicuramente la strada è molto più difficile per trovare vittorie con questo atteggiamento, non è atteggiamento, ma con questa difesa poco incisiva quando conta. Ci sono dei giocatori che sembrano quasi non voler sudare la maglietta, ghiacci su tutti, onestamente anche dal pubblico è stato un po' peccato, onestamente anche Sorrentino non mi è sembrato un grande spolvero. È un problema, cioè, oramai è chiaro che è un problema della squadra, perché può arrivare pure Phil Jackson, onestamente, non per diminuire il suo ruolo, però capisco, probabilmente questa squadra non è fatta bene. Lascio il discorso della squadra, ovviamente, come ho detto, sono stato anche forse frainteso, ho talmente poco tempo che non parlo né di mercato né di, e non è assolutamente la mia un volere fare la battuta come qualcuno crede, però effettivamente mi viene da dire nelle partite che sono stato, diciamo che sono presente, la qualità difensiva, soprattutto sul lavoro del playmaker, non ha portato grandi frutti, e qui devo vedere quali sono, anche qua in poco tempo, se ci sono adeguamenti da fare per proteggere di più quello che è il nostro punto debole, che è l'area, sia per quanto riguarda gli attacchi degli esterni, ma soprattutto anche la presenza di rimbalzo. Anche oggi loro sono andati sopra la doppia cifra nei rimbalzi d'attacco, e questo non va assolutamente bene. Per quanto riguarda Ghiacci, ovviamente non si è parlato in settimana del suo infortunio, non si è mai allenato, si è allenato solo sabato, non so se questo l'ha limitato, io con lui devo ancora parlare. Chiaramente l'inizio per lui è stato non positivo sotto tutti i punti di vista, io penso che però abbia inciso in ice il fatto di non essersi allenato durante la settimana, anche perché nel finale ho fatto la scelta di giocare con i quattro piccoli e sembrava che la scelta stesse pagando, e lui era il numero 4 in campo. Chiaramente concludo dicendo, io la disamina di quello che dico e faccio è per quello che vedo in queste 3-4 settimane che sono qua, e ovviamente anche sul discorso di Gennaro, penso che stia cercando di adeguarsi al 100% a quello che la squadra ha bisogno. Chiaramente soprattutto sull'aspetto difensivo, da lui vorrei avere un impatto maggiore, perché è l'unico play, diciamo, di ruolo della squadra, e lui noi abbiamo bisogno del suo, abbiamo bisogno del 101%. Oggi è impietoso il meno 15 di plus minus quando lui era in campo. Anche lui deve fare, come tutti quanti, un passettino in più, soprattutto dal punto di vista difensivo, che è quello che attualmente manca a questa squadra. Adesso si è ottavi di coach con Trento a meno 2, tra l'altro con lo scontro diretto a favore. La situazione di playoff è un po' complicata. Era complicata anche quando sono arrivato, nel senso che, nella mia conferenza stampa si è parlato solo di quello, della voglia della società di andare ai playoff e dell'obiettivo che mi hanno dato di andare ai playoff. Purtroppo questa squadra nel giorno di ritorno è ultima per risultati. Potrei sembrare retorica quello che starò per dire, ma per quello che vedo nei giocatori, in tutti, sanno qual è la missione, e la volontà è chiara e certa. Chiaramente sta in me cercare di trovare qualche soluzione anche tattica, anche se quando prendi 30 punti in un quarto poco c'entra la tattica, però anche soluzioni tattiche per mascherare quello che tu dicevi prima, cioè qualche magari debolezza strutturale della squadra, al di là ovviamente del discorso playmaker di cui tanto si è parlato. Faccio il presidente, avete già parlato? Sì, sì, abbiamo avuto modo di parlare, non, assolutamente non di mercato, e come ho detto, mi piacerebbe che tutto quello che riguardasse questo, è giusto che la società parli, è giusto che la società comunichi quello che deve comunicare, quello che deve dire a me, io quello che dovevo dire a lui ho ovviamente detto, ma attualmente sono talmente tanto focalizzato sul campo, sugli allenamenti, e purtroppo con questi due risultati non positivi, gli ultimi due, che non vorrei perdere neanche un grammo della mia energia per guardare ad altre cose. Scusi, ma io vorrei insistere sulla faccenda della difesa, perché è il dato numerico che meraviglia moltissimo. Noi abbiamo preso 93 punti stasera, 102 la settimana scorsa, 86. 77, cioè
voglio dire, per vincere una partita bisognerebbe fare 100 punti, non è che è certo che li si facciano. E qua che non capisco, cioè, voglio dire, è impossibile che sia un fatto di tattica, lo abbiamo detto molto. No, cioè, non vorrei dire impossibile, vorrei dire, cioè non è solo tattica. Bravo, ma perché com'è possibile? Non voglio togliere da se non difendiamo proprio in zero. Io penso che per abbassare questo fattore di che è meramente numerico, cioè quello dei punti subiti dalla media, innanzitutto dovremmo cercare di lavorare più insieme nei rimbalzi. So se lei parlava l'altra volta del discorso del centro, adesso non mi ricordo, però qualcuno era venuto al discorso del centro, l'ultima conferenza fatta qua, al di là della nostra struttura, lavorare per insieme, perché anche stasera purtroppo i rimbalzi subiti sono stati praticamente tutti convertiti in due punti, perché erano rimbalzi presi talmente vicino al ferro, quindi questo è un dato importante. Poi una collaborazione diversa sui pick and roll, perché è vero che non abbiamo un playmaker di ruolo per tanti minuti in campo, però non è possibile che i playmaker avversari facciano così tanti punti sempre su pick and roll, situazioni che avevamo già anche visto durante la settimana. Quindi è assolutamente vero, un dato quello che lei sta dicendo, a cui non posso far altro che dire solo con la tattica magari riusciremo a nascondere qualche difficoltà oggettiva strutturale che abbiamo.